Ciao, sono Francesca Fusarpoli. Oggi ti spiego perché hai tanta paura del giudizio degli altri. L'uomo è un animale sociale in costante evoluzione. La paura del giudizio risiede nel nostro DNA e per alcuni psicologi deriva da una paura ancestrale di non accettazione. Infatti, nelle tribù antiche, se non seguivi le regole, venivi espulso. In qualche modo, la selezione naturale ha mantenuto questa caratteristica portandola fino ai nostri tempi. Ovviamente, seguire le regole non è per nulla negativo, anzi, rispettiamo le regole per un bene comune. Però ci sono alcuni comportamenti che non cambiamo proprio per questo motivo, per la paura di essere giudicati. La vera domanda è: vuoi passare tutta la tua vita avendo paura del giudizio degli altri e privandoti di vivere a pieno? Se la tua risposta è no, allora ti suggerisco di riflettere sulle prossime domande. Credi davvero che siano le persone a giudicarti? O sei tu che sei troppo duro con te stesso? Se vuoi cambiare, devi seguire queste regole base per non avere paura del giudizio degli altri. Numero 1. Basta interpretare un ruolo. L'unico ruolo che devi interpretare nella vita è quello che ti faccia sentire libero e felice. Quindi ogni mattina chiediti: sono felice? Numero 2. Non sei perfetto. Accetta l'idea che puoi sbagliare e che non sei perfetto. Nessuno lo è. Si sbaglia e si cresce grazie all'esperienza. Numero 3. Accetta l'idea che alcune persone ti criticheranno sempre. È vero. C'è sempre un gruppo di persone che ti criticherà qualunque sia la tua scelta, ma tu non devi scendere al loro livello. Se una persona ha tempo per criticare, significa che non sta facendo nulla di interessante nella sua vita. Ti assicuro che se qualcuno ha il tempo da perdere per criticare, non è una persona felice. Quindi chiediti se ti interessa davvero il giudizio di chi solo critica perché non ha nulla da fare. Se ti è piaciuto questo video, come sempre, ti chiedo di mettere il like, di iscriverti al mio canale e di seguirmi cliccando su questi link. Buon lavoro! Muah!